Bene, prima di partire col video vi chiedo 3000 like. Perché vi chiedo 3000 like? Perché noi abbiamo già finito ovviamente di girare il video. Vi metteremo una scena bonus giusto all'inizio per darvi un'idea di quello che sarà questo incredibile video. E per dirvi che se arriviamo a 3000 like, 3K signori, sono irrisori, devo dire, faremo un video dove facciamo vedere alle ragazze come si spara con vari fucili, vari calibri, colibri. E prima di partire chiedo alle ragazze, che non conterà nella manche, che cos'è il rinculo. Quando magari ritorni indietro parli. Spari qualcosa che poi rimbalza e ti torna indietro, quindi rincula. È un'opzione diversa o ci accontentiamo? Il rinculo del braccio. Cioè che... la forte potenza dello sparo. Il braccio rincula per... Esatto. E ti arriva la pistola in faccia. Beh, potrebbe. E poi mi rincula. Però qua. Lasciate like. Sigla. Grazie. Vieni qui, devi farmi da cameraman. No, ti prego, no, aiuto. Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati al Monopoly Soft Air. È il giorno dell'anniversario, stiamo per girare un video molto, 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 molto importante. Senza parlare più di tanto, chiamo direttamente le ospiti. Entrate pure all'interno dell'inquadratura. Ne abbiamo persa una. Ecco la seconda ospite, benvenuta, grazie. Prego. E... va bene, perfetto. Bene, quindi siamo qui con le nostre due ospiti che sono venute apposta per l'anniversario appunto del Monopoly Soft Air. Quello che andremo a fare è un bellissimo gioco a una specie di milionario. 12 domande a stecca a cui le ragazze dovranno rispondere. Ovviamente il tema è il Soft Air, lo sport incredibile che tutti quanti amiamo, adoriamo e un po' odiamo. Chiedo quindi alla valletta di passarmi la prima domanda. Allora, la prima domanda è... Ok, allora aspetta, facciamo una roba più intelligente. Quindi la domanda è, cos'è un flash killer? Quando arriva un killer e non te ne accorgi, ti ammazza. Ok, un killer, quindi un assassino che arriva e ti uccide in un flash, in un battito di ciglia. Ok. Un flash killer è quello che nelle macchine fotografiche quando parte ti tramortisce perché è troppo forte. E quindi cadi a terra, batti la testa e muori sul colpo. Muori. Ok. La risposta è entrambe sbagliate. Il flash killer è questa cosa che avete appena visto a schermo. Seconda domanda. Che cos'è un unpack? Allora, l'unpack è un accessorio che può essere, che deve essere montato su il ris del fucile. Okay. È un accessorio per il fucile. Cosa fa questo accessorio? Illumina e quindi un laser torcia. Ok, quindi cos'è un unpack? Lo dico alla fine, se no lei risponde la stessa cosa. Sono circondato da un branco di idioti. Scemo di guerra. No, è quello per infilarci l'occhio e mirare meglio. Ok, la risposta giusta è un sistema laser e torcia. Quindi la risposta giusta è di Federica. E nessuno gliel'ha suggerito, assolutamente. Terza domanda, siamo 1-0 per Federica. Che modello di fucile è questo? Abbiamo una valletta importante che ce lo allunga. L'avete riconosciuto sicuramente. Oh! Ve lo faccio spippolare a tutte e due. Madonna, è leggero, vero? Non saprei, un fucile enorme, lungo. È un fucile enorme, lungo. No, è un mitra, una mitragliatrice. È un mitra. A caccia ai cervi. Quindi cinghiali. Caccia l'anatra. Caccia al coniglio. Serve alla caccia ai cervi e ai cinghiali. Qualcuno dal pubblico sa dare una risposta? Le vacche. Mi chiami quell'imbecille lì che adesso viene a rispondere così impara. Che arma era? Un bazooka. Va bene, vattene a fare. Sì, ma la risposta completa era... Allora, le regole le faccio io, il mio programma televisivo. Ah, questo è semplice. Che cos'è il soft air? Parte lei, per giustizia, sei in vantaggio. È il depuratore per ambienti che ho visto al supermercato. Soft air che depura l'aria. L'accendiamo. Sì, sono sicurissima. L'accendiamo al 100%. Soft air. Che cos'è il soft air? Sembra più in realtà uno sport d'acqua. È uno sport d'acqua? Sì. Sai surf, quello. Ah, ok, quindi hai uno strumentopolo che ti permette di viaggiare sull'acqua. Esatto. Va bene, il pubblico è più confuso di me, perfetto. Che cos'è un fucile a pompa? Zoom sulla mia faccia in editing. Questo è soft. No, aspetta. Fai anche Alessandro. Grazie mille.
Quindi che cos'è un fucile a pompa? No, tu hai cominciato prima, basta, insomma. Sarà un fucile dell'antichità. Quindi un fucile vecchio, vecchio stampo, vecchio perché ha un sistema vecchio, ti do un cartone in bocca. Quello che usava Hitler, Ok. È plausibile in effetti. Sì. Che cos'è un fucile a pompa? No, a pompa mi fa pensare che ci sia un po' di posto per dell'acqua, un fucile che spara acqua. Giustamente, tipo... che pesca e sputa fuori. È una fuori. Pistola d'acqua gigante. Allora, facciamo finta che... Allora, è un fucile, ve lo dico io, che spara proiettili veri. Quindi non è né un fucile ad acqua, né... è un fucile che forse sì, ha un funzionamento antico, ma ce li abbiamo anche adesso. Come funzionerà un fucile a pompa? Cioè, come andiamo a sparare con un fucile a pompa? Con un colpo singolo. Ok, spara un colpo singolo, però come un razzo. Come una catapulta. Come spari con un fucile a pompa? Tiri e spari. Ti regalo questo 2 secondi. Sì. Questo è un fucile a pompa. Okay. Perché quando io incamero il colpo. Hasta la vista, baby. Cioè. È un fucile a pompa, stantuffa. Qualcosa che va avanti e indietro. Su e giù e spari. Nuovo slogan del Monopoly, su e giù e spari. Te non te lo darei neanche se fosse l'ultima cosa che... Sesta domanda, siamo a metà. Dove si monta un silenziatore? Nella bocca delle persone. Nelle orecchie per non sentire il colpo. Si mette nelle orecchie per non sentire il colpo. Oppure si monta sul fucile per non far sentire lo sparo. La risposta è corretta. Non mi ha scoperto nessuno. Davvero? No. 2-0. Prossima domanda è: qual è il diametro dei pallini da soft air? Allora, questa è una domanda difficile, quindi vi darò 3 opzioni tra cui dovrete scegliere. Per decidere chi va prima, dovrete fare sasso, carta, forbice. Va bene. Ok? Prima fate sasso, carta, forbice e poi vi do le opzioni. Sasso, carta, forbice. Il diametro dei pallini da soft air è di 4 mm, 6 mm, 9 mm. 4, 6 o 9? 4. Ok? 6. La risposta è 6. Ma non è mai quello di mezzo, non mi puoi mettere quello di mezzo, era troppo scontato. Quanto è lungo il tuo fucile ideale? Mi dissocio leggermente dalle implicazioni che potrebbero scaturire dalla domanda. Tu sei in vantaggio, quindi parte Mary. Se si parla di lunghezza è il più lungo che esiste. Ok, qual è il tuo fucile ideale? Ma anche 20 va bene. Ma anche 20 va bene. Anche vince, ci accontentiamo, non è che c'è bisogno. Ragazzi da casa ci si accontenta, non è che bisogna sempre, insomma. Questa è domanda bonus perché una risposta giusta non c'è. Un punto a entrambi. Piccolo intermezzo di recap dei punti. Federica è a 4 bellissimi punti. Esattamente. Mary è a un bellissimo punto. Che comunque non lo buttiamo via, sono comunque soldi. Esatto. Cosa bisogna urlare in ambito soft air quando si viene colpiti da un pallino? Aia. Aia è la sua opzione. Tu vieni colpito e quindi urli. Sono morto. Sono morto. Nessuna delle 2 risposte è giusta, però controllando su il sito ufficiale del soft air italiano non c'è scritto che uno deve dire una cosa speciale, quindi aia non è appropriato. Sono morto lo si può dire per indicare che uno non è più all'interno del game. Quindi punto a Mary. Vai. Che cos'è un Navy Seal? Sarà una persona. È sicuramente una persona. Right. Fisica? Ma sì, ma passa davanti, non c'è problema. Grazie per essere passato, arrivederci. Grande, un bomber lui. Quindi è un soggetto umano, esatto, intanto. Che spara. Che spara, perché sì, ovviamente spara un botto. E nell'ambito del... Potrebbe essere tipo... Militari. I militari, quindi un uomo che vive nel contesto militare. È una persona che okay. si nasconde e dice agli altri dove sono gli avversari. Nessuna delle risposte è giusta, facciamo così. Io vi do la definizione, ma voi mi dovete dire di che nazione sono questi soggetti. Allora, i Navy Seals sono dei militari, delle forze speciali di quale paese? Prima di dirlo, dovete prenotarvi però, perché qui vince chi è più veloce. Quindi, vieni qui. Non appari nel video, vieni qui. Allora, adesso al via il primo che si prenota toccando la mano di Affio, che sarà il...
decisore del di chi si è prenotato per prima può rispondere. Via! Ok, sono di che nazionalità? Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America! Allora, Recapone, siamo a 5. 5 punti per Federica. E 2 punti per Marilu. Io credo nel rimontone. Io gioco per partecipare. L'importante è vincere. Grazie mille. Undicesima domanda. Che modello di pistola è questa? Una rivoltella. Vabbè, ha risposto corretto. La risposta era? Una rivoltella. È corretto. Cercatelo su Wikipedia. Per quanto il termine più corretto sia revolver, in italiano rivoltella può essere accettato. Adesso applaudite. Ultima domanda. Questa domanda è a prenotazione, perché è la domanda bonus. Chi risponde per primo vince la patata bollente. Quindi ha vinto a capofitto tutto, debotto. Senza senso. Perché le regole le faccio io. Mi servirà l'aiuto di due persone dal pubblico, che inseriranno una manina davanti alla nostra contendente, che dovrà andare a schiaffeggiargliela molto forte. Una mano, solo una mano. Un po' più in alto. Perfetto, voi partite con la mano in basso, quindi è proprio un gioco di riflesso. La domanda è, al via, dopo che l'avrò letta, potrete battere. Qual è il miglior negozio di software in Italia? Sapete che cosa? Non importa, perché non ho detto via. Quindi, qual è il miglior negozio di software in Italia? Devo dire via, però. Uno, via. No, no, ha fatto lei. Tutta la vita. Devo fermare la registrazione e controllo. Devo fare il photo finish? Sì. Facciamo il photo finish. Ma guarda che ci stai divertendo un sacco. Ci sta divertendo un sacco. Io ci ho preso gusto adesso. Allora, controllato il risultato alla Maviola, come dicevo io, ha battuto prima Mary Lou. Quindi, ripetendo la domanda, qual è il miglior negozio di software d'Italia? Direi Monopoly. Esatto! Ha vinto quindi alla fine Mary con un incredibile tacco, quasi ingiusto, perché una domanda per decidere tutto non è giusto, ma io faccio le regole, quindi io sono il fautore del destino di questa incredibile challenge. E hai vinto la pistola! Non possiamo dargliela, quindi in realtà, cioè, questo simpatico talk show è finito. Loro si sono divertite molto, quindi sì. Visto che bisogna sempre chiedere i like su YouTube, devi chiedere i like. Se arriviamo a, metto giù il foglio, 60.000. Quindi se arriviamo a 3K, dai, 3K, rimaniamo umili, dai, bisogna rimanere umidi, sì. Se arriviamo a 3.000 mi piace, facciamo un altro video con le ragazze dove gli insegniamo a sparare. Vedo già i risvolti positivi di questa cosa. Mettete sticcato di like e facciamolo sto video. Io vi ringrazio, i ragazzi vi possono trovare su Instagram, giusto? Ok, che avete quindi i vostri profili, che saranno linkati ovviamente come tutte le cose in descrizione. Perfetto, quindi questa bellissima charada è finita. Vi ringrazio di essere stati qui con noi, vi ringrazio di aver festeggiato l'incredibile anniversario Monopoly qui con noi. Se le persone che sono qui a guardare vogliono entrare un attimo in quadratura, vi includiamo all'interno del video. Perfetto, non lo vogliono fare. Dai, No, perché cioè, a me piace molto. Beh, sono contento.